Beh, noi abbiamo 65.000 detenuti, tutto sommato ormai il dato si è staticizzato, cioè nel senso che non abbiamo aumenti ma non abbiamo nemmeno una drastica diminuzione, di poco ma stiamo diminuendo, però intorno ai 65.000. Comunque sono sempre 20.000 sopra, sì, il 47.000 livello. Posti che grosso modo dovremmo avere. Proprio partendo da questo dato e andando così ad analizzare i 65.000, noti che noi abbiamo quasi 20.000 persone che hanno un fine pena, quindi non delle condanne, ma fine pena, pena residua parlo, intorno ai 2 anni. Allora, se la legge svuota carcere, la cosiddetta svuota carcere 199, detenzione domiciliare, insieme alle altre misure alternative, consente la possibilità di poter ottenere la detenzione domiciliare sino ai 18 mesi, probabilmente queste persone sono rimaste in carcere, probabilmente c'è qualcosa che non funziona. Sicuramente abbiamo qualche responsabilità noi dell'amministrazione penitenziaria, probabilmente anche la magistratura di sorveglianza, però quello che temo è che non funzioni l'interfaccia con la società civile. Cioè, voglio dire, per ottenere la detenzione domiciliare, al di là del titolo giuridico, togliamo il 50%, c'è un problema di casa. Cioè, gli arresti domiciliari, detenzione domiciliare, lavoro all'esterno si può ottenere soltanto se c'è queste condizioni. Molti dei nostri ospiti, diciamo così, non ha queste condizioni, per cui fatalmente rimane in carcere. Questo poi comporta non soltanto il sovraffollamento, ma comporta anche, come dire, un diversificarsi dello stesso asse che il carcere dovrebbe avere come pena. Quindi reinserimento e prevenzione generale, perché in carcere il rischio è che non rimanga il più pericoloso, ma magari rimanga il più povero, sintetizziamo così. In questo contesto si diceva anche che in carcere ci sono i bambini e non dovrebbero starci, ci sono i tossicodipendenti, circa 20.000 sui 65. Allora l'idea mia è questa, in effetti, se il 30% è tossicodipendente che addirittura potrebbe ottenere la misura alternativa fino a 6 anni, se esiste la 199, nonostante le altre misure alternative, c'è la legge sui bambini in carcere, e che tutti citano e poi dicono che è l'emergenza carceraria, lo facciamo così. Una proposta minima che parte comunque da normativa anche di legge. Cioè la sanità ormai è pubblica, la sanità non la gestiamo più noi, però i tossicodipendenti devono essere gestiti dalla sanità. C'è un problema di casa, un problema di risorse esterne al carcere. Allora noi facciamo la nostra parte, però a questo punto qua è necessario che lo faccia anche la società civile. Mettiamoci intorno a un tavolo, senza declamare ci vorrebbe questo, piuttosto ci vorrebbe un'altra legge. Vediamo oggi, immediatamente, cosa è possibile fare. Che ognuno faccia la sua parte, però qual è in questo contesto anche il rapporto, soprattutto per quel che riguarda le normative, ma non solo. Il collega, cioè il Pavarin da Venezia, diceva appunto, spesso accompagno il Presidente delle Commissioni Giustizia e non conoscono il meccanismo e il processo. Questo è un altro punto che poi fa parte della sensibilità e della competenza personale. Però io voglio dire, se il problema carcere è un problema anche degli enti locali, dove c'è un dovere di intervenire all'interno dell'esecuzione penale, la sanità è della regione, l'istruzione, la formazione professionale, l'imprenditoria privata per quanto concerne il lavoro, non posso mandare al lavoro all'esterno se non c'è un lavoro. Ripeto, anche il discorso della sanità rispetto alle risorse esterne tipo alloggi per detenzione domiciliare, la stessa espulsione dello straniero. Allora mettiamo intorno a un tavolo tutte le componenti che hanno il dovere di intervenire sulle carceri, gli enti locali, le regioni, il volontariato, gli stessi garanti, l'imprenditoria privata, l'amministrazione penitenziaria, gli avvocati, e vediamo che cosa può essere fatto immediatamente. In tutto questo contesto, al di là della proposta, qual è il rapporto e l'aspettativa anche nei confronti del nuovo ministro, che comunque un po' di storia ce l'ha? Ma io credo che tra i due ministri ci sia continuità, credo che la staffetta riguardi non soltanto un aspetto formale, un aspetto sostanziale. Abbiamo incontrato ieri, giusto dal dipartimento, a Deborna Corona. A me mi sembra, poi avendo avuto anche l'esperienza degli interni, adesso conosce la situazione da ambo i punti di vista, e credo che sia una persona molto determinata. Non è un caso che era una delle poche papabili alla Presidenza della Repubblica, ma credo che prenderà il testimone che il ministro Severini ha lasciato. Cioè misure alternative, pene alternative. La messa in prova era una pena alternativa, magari era minima, però significa
che molte cose non devono entrare in carcere. Lo diceva prima anche il dottor Pavarì, c'è questa penalizzazione. Rivedere il catalogo dei reati, insomma. Prego? Rivedere il catalogo dei reati. E... sì, piuttosto che non soltanto misure alternative, perché quando già passi attraverso il carcere forse già abbiamo perso una buona metà della persona, ma come diceva anche il magistrato prima, delle pene alternative, cioè come pena in prima battuta che non sia carcere. Le pene di pubblica utilità, ad esempio, no? Il lavoro di pubblica utilità che per esempio nell'ambito automobilistico funziona benissimo. Qualcuno già le applica, ci sono, come ultima battuta, dei tempi sufficienti perché questo accada anche con questa instabilità dal punto di vista amministrativo rispetto al governo centrale? Ma il governo centrale credo che molte direttive l'abbia dato, non è un caso che quest'anno abbiamo lavorato molto in profondità per cambiare completamente la geografia penitenziaria. Il fatto di realizzare tra breve, il 14 maggio si parte, una nuova casa di reclusione in Campania, zona di Camorra, una casa di reclusione aperta come Carino, 700 detenuti e forse anche ad arrivare a 1000, credo che sia veramente l'indice e la dimostrazione di ciò che si può fare quando veramente lo vogliamo fare. A proposito di questo progetto, chi parteciperà, quante risorse sono state messe in gioco? Più o meno si partirà a maggio, quali sono i tempi? Le risorse della nostra amministrazione e di tutto il personale convogliato, perché poi queste cose qua non devono essere i fiori all'occhiello, Carinola piuttosto che Bollate, ma è la convergenza di un lavoro che inizia, che ne so, a Milano, inizia a Sondrio, qua inizierà a Benevento piuttosto, e quella è la parte terminale come casa di reclusione, come anche Secondigliano. E poi c'è la società esterna, ci sarà l'associazione di Don Ciotti, ci saranno tutte le associazioni anticamorra del locale, abbiamo lì delle zone agricole dove ci può essere investimento, ci sarà investimento per la coltivazione biologica, cioè, ma chi ha più idee le metta, perché molte volte noi siamo uno staff all'interno, magari abbiamo un po' di stereotipi, ecco, la società esterna con il volontariato, con il dovere di collaborare, credo che possa cambiare anche le regole del gioco. Piena apertura, grazie mille. Grazie. Grazie.